Yeah! Indovinato dove andiamo? Boom! Al labirinto de Horta. Nice! Il labirinto de Horta è il parco più antico di Barcellona e probabilmente anche uno dei meno conosciuti. Si tratta di un labirinto neoclassico che venne costruito a partire dall'inizio dell'Ottocento, che si trova alla periferia di Barcellona, nella zona di Horta. Bene, sono arrivato a Mundet, nella linea verde, e adesso andiamo al labirinto. Uscendo dalla stazione della metro di Mundet, linea verde, si prosegue in questa direzione. Passiamo vicino a un campus universitario. Proseguiamo per circa 5-10 minuti a piedi e di fronte al velodromo municipale, che è questo qua, abbiamo l'entrata al labirinto attraverso quelle scale. Saliamo le ultime scale. L'ingresso solo costa 2,23 euro e si può pagare con carta di credito. Entriamo nel parco del labirinto. Nice! E adesso entriamo nel labirinto alla ricerca del Minotauro. Bene, entro per questa porta. Andiamo a sinistra e vediamo cosa c'è. Questa deve essere una zona che stanno rifacendo. Vedete, questi sono tutti i cipressi. Molto giovani, evidentemente. Però più in là la siepe si infittisce. Ecco, vedo che qua sta diventando proprio un labirinto vero. Entriamo. Chissà dove finirò, se riuscirò ad arrivare al centro del labirinto. Bene, sto camminando da alcuni minuti e non riesco bene a capire come far arrivare al centro. Allora, io sono arrivato di là, quindi se vado di qua sicuramente, caspita, i bambini ce l'hanno fatta. Sono dei bambini e... no, vicolo cieco. Oh. Allora, andiamo per di qua. Vediamo un po'. Ok, adesso non so più dove sono. Sono vicino al centro perché vedo il laghetto, però non so com'è. Caspita, vicolo cieco. Devo tornare indietro. Bene, adesso devo tornare di nuovo tutto indietro, non so dove, tra l'altro. Allora, questa deve essere la strada giusta. No. Allora devo riprendere di qua. Io non so dove devo andare. Sarà da questa parte? Sì. Dai che ce l'ho fatta. Sono arrivato finalmente nel centro del labirinto. Guardate che bello. Siamo al centro del labirinto de Horta. Qualche anno fa in questo labirinto girarono un film dal titolo Il profumo, storia di un assassino. Forse qualcuno di voi l'avrà visto. Adesso che sono arrivato al centro del labirinto cerco di trovare di nuovo l'uscita, però passando da un'altra parte. Io sono arrivato di là, adesso provo a uscire dalla parte opposta, a vedere cosa succede. Vediamo cosa succede. Ok, di qua non si può andare. Di qua non si può andare. Bene, iniziamo bene. Allora prendiamo per di qua, sembra l'unica opzione valida. Le siepi in questa parte sono un po' più rade, però in ogni caso non è facile comunque. Cioè, oh, caspita, anche qua chiuso, vicolo cieco. Allora, torniamo indietro.
Allora, bene, quindi io sono arrivato da quella parte lì, ho provato da questa parte, non funziona, proviamo da quella parte lì. Andiamo da questa parte qua. Mi ha detto qualcuno che per trovare l'uscita di un labirinto il metodo sicuro è quello di mettere un dito, il dito della mano destra attaccato ad una delle siepi e poi continuare a girare, però adesso quello che sto facendo è girare in tondo, quindi non funziona. Ok, proviamo un altro sistema, cioè andare a caso. Andiamo a caso. No, sono di nuovo qua. Allora, dunque, io sono arrivato di là, quindi quella è la via d'uscita sicura, però proviamo questa adesso, questa qua. Vediamo. Deve esserci un'altra uscita, non può essere solo un'unica via, perché sennò non sarebbe un labirinto, sarebbe un corridoio. E qua vicolo cieco. Nice. Andiamo indietro. Allora, quindi a questo punto non mi ricordo. Ah sì, io sono arrivato di là. Proviamo quella al centro adesso. Proviamo quella al centro. E qua dove vado? A destra o a sinistra? Vado a destra. Se ce l'hanno fatta i bambini ce la posso fare anche io. La vedo buona. Proseguiamo. Ah, caspita, mi sembra che ci sia un altro vicolo cieco. Invece no. Questa via funziona. C'ho una coda di bambini dietro di me. E siamo siete! Guardate che figo! Il laghetto finale con la scalinata neoclassica. Bellissimo. Questo labirinto parla italiano, nel senso che l'architetto che lo costruì si chiamava Domenico Bagutti e veniva dalla zona del Ticino, dalla Svizzera italiana. Il parco del labirinto è molto bello perché oltre appunto al labirinto c'è tutta una zona alberata, boscosa, di vegetazione mediterranea che, specie se venite d'estate quando fa molto caldo, apprezzerete sicuramente. E qua vi faccio una panoramica del parco circostante, che come vedete è molto rilassante, molto bello. Il parco è pieno di zone nascoste, fontane, piccole grotte, con delle sculture particolari. E da alcuni punti del parco si può anche vedere il mare in lontananza. Bene, lascio il labirinto alle mie spalle e salgo per questa scalinata. E vediamo che cosa c'è laggiù. Quella costruzione che sembra una villa. Qua passiamo accanto a un canale che sicuramente era possibile navigare con delle piccole barchette. Infatti si chiama Canal Romantic. E arriviamo a questo padiglione. E qua abbiamo un'iscrizione che celebra l'anno il 18 ottobre 1802, quando questa struttura e questo parco vennero inaugurati in presenza dei sovrani spagnoli. Si trattava di una casa di campagna. Infatti le dimensioni sono modeste rispetto al resto del parco. E qua, beh, adesso è vuoto, però tendenzialmente questo si tratta di un laghetto artificiale che di solito è pieno d'acqua. È il labirinto de Horta. Nice.